È il racconto di come non esista il tempo, avvicinando pensatori di epoche diverse grazie alle loro teorie e all'arte. E grazie a quest'opera noi possiamo raccontare l'attualità rappresentata dal femminicidio di Ipazia, dalle idee politiche di Platone, il quale auspicava che fra i regnanti ci fossero doti intrinseche di bene e di altruismo, lontane dagli interessi personali. Ci racconta di come già Aristotele e Leonardo dopo avessero una visione sistemica. Avevamo tutto sotto agli occhi, ma ci abbiamo impiegato anni per renderci conto che tutto era già stato detto.